sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Siamo dopo i estri della Santità del Sacro Cuore, che già pieno titolo dentro questa stupenda festa, e ci lasciamo qui stasera prendere per mano da Santa Margherita Maria in altre due sue importantissime esperienze mistiche, con la seconda della quale che ascolteremo è proprio quella, diciamo, un po' più importante, quella forte del Sacro Cuore. Quindi ci diamo subito una lettura commentata per entrare ancora più dentro questo adorabile mistero. Si fece in me un profondo raccoglimento interiore ed esteriore, e mi apparve l'amabile cuore del mio adorabile Gesù più splendente del sole. Era in mezzo alle fiamme del suo puro amore, circondato da serafini che cantavano con mirabile armonia. L'amore trionfa, l'amore gioisce, l'amore nel Santo Cuore rallegra. Questi spiriti beati mi invitavano ad unirmi a loro nelle lodi del Divin Cuore, ma non osavo farlo. Mi rimproverarono dicendomi che erano venuti allo scopo di associarsi a me nel perenne omaggio di amore, di adorazione e di lodi, che a tal fine si sarebbero messi al mio posto davanti al Santissimo Sacramento, perché per il loro tramite lo potessi amare senza sosta, e che parimenti essi avrebbero partecipato al mio amore, soffrendo nella mia persona come io avrei gioito nella loro. E iscrissero anche questa associazione. Tutto ciò durò circa due o tre ore, ma io continuai a sentirmi gli effetti per tutta la vita. Bene, questa è la prima delle due estasi che vedremo questa sera, molto molto bella, e che ci fa riflettere su alcuni punti molto importanti. Questi serafini che cantano questo inno, mi invitano ad unirsi Santa Margherita: l'amore trionfa, l'amore gioisce, l'amore del Santo Cuore rallegra. Dicevo già questa sera nell'omelia prefestiva della Messa del Sacro Cuore, il mistero del Sacro Cuore è un mistero di amore. È necessario, per celebrare santamente questa festa, fare il possibile, chiedere aiuto alla Madonna, inventarsi assolutamente qualcosa per poter aprire il nostro cuore alla conoscenza, all'accoglienza e al ricambio dell'amore del cuore di Gesù. Solo cantarlo e darlo è già farlo felice. E non bisogna avere nessuna titubanza, nessuna paura, come Santa Margherita che non osava unirsi alle lodi angeliche. Gli angeli aggiunsero che erano venuti allo scopo di associarsi a lei, attenzione, nel perenne omaggio di amore, adorazione e lodi, che insieme all'amore, che è la parola fondamentale per comprendere il mistero del Sacro Cuore, però c'è anche l'adorazione, perché il cuore di Gesù è il cuore di Dio e Dio va adorato, quindi è un amore adorante e un'adorazione amante. E Dio va anche lodato, esaltato.
Noi abbiamo il dovere primario di lodare ed esaltare Dio, da cui tutto deriva e che tutto ci ha donato. Il Sacro Cuore di Gesù è il più grande capolavoro della sua creazione e per questo Dio va lodato. Poi abbiamo il momento in cui si sancisce il legame indissolubile tra Sacro Cuore e Eucaristia. Gli angeli dicono che si sarebbero posti in luogo di Santa Margherita Maria davanti al Santissimo Sacramento perché per il loro tramite potessi amare senza sosta il Santissimo Sacramento. E poi, bellissima questa immagine, c'è questo scambio, no? Gli angeli dovrebbero partecipare dell'amore di Santa Margherita. In che modo? Soffrendo nella mia persona come io avrei gioito nella loro. C'era Santa Teresa, Santa Gemma Galgani, scusate, che ben comprendendo i misteri dell'amore usava dire questa piccola filastrocca: patire amando e godere amando. Che significa? Significa che in questa terra noi dimostriamo il nostro amore di Gesù in base a quanto sappiamo soffrire per amore suo, patire amando. In cielo l'amore di Gesù sarà, nel cuore di Gesù sarà tutto un'estasi, sarà tutto quanto un godimento ininterrotto. Allora gli angeli che già stavano in cielo dicono a Santa Margherita che gli avrebbero, che loro, che avrebbero fatto gioire in loro Santa Margherita, perché loro già stanno nella dimensione del godere amando, mentre loro avrebbero sofferto in Santa Margherita, che in effetti ebbe una vita davvero piena, ecco, di sofferenze offerte per amore del cuore di Gesù. E veniamo alla rivelazione clou, che avvenne durante l'ottava della festa del Corpus Domini del 1675, quindi tra il 13 e il 20 giugno del 1675. Ricevetti dal mio Dio grazie straordinarie del suo amore. Mi sentii toccata dal desiderio di ricambiarlo e di rendergli amore per amore. Egli mi disse: tu non puoi rendermene uno più grande che facendo ciò che ti ho tante volte chiesto. Allora mi scoprì il suo divin cuore. Ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini e che nulla ha risparmiato fino ad esaurirsi e a consumarsi per testimoniare loro il suo amore. In segno di riconoscenza, però, non ricevo dalla maggior parte di essi che ingratitudini per le loro irriverenze, i loro sacrilegi, per le loro freddezze e i loro disprezzi che hanno per me in questo sacramento d'amore. Ma ciò che mi amareggia di più è che sono cuori a me consacrati che mi trattano così. Per questo ti chiedo che il primo venerdì, dopo l'ottava del Corpus Domini, sia dedicato a una festa particolare per onorare il mio cuore, ricevendo in quel giorno la comunione e facendo un'ammenda d'onore per riparare tutti gli oltraggi ricevuti durante il tempo in cui è stato esposto sugli altari. Ti prometto anche che il mio cuore si dilaterà per spangere con abbondanza le ricchezze del suo divino amore su coloro che gli renderanno questo amore e procureranno che gli sia reso da altri. Ecco, in questa stupenda visione Gesù, ecco, scopre il suo cuore, quindi rivela ancora il mistero d'amore del suo cuore e chiede di fatto l'istituzione della festa del Sacratissimo Cuore di Gesù. Quindi il primo venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini, il Corpus Domini come sappiamo si celebra il giovedì, quindi il primo venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini, oggi è l'ottava del Corpus Domini, se lo si considera nella sua celebrazione, diciamo così, originaria, il giovedì, il primo venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini è domani. Una festa particolare per onorare il mio cuore,
In quel giorno si sta ricevendo la comunione, perché appunto la comunione e il cuore di Gesù sono due facce dello stesso palpitante mistero. E facendo un'ammenda d'onore pubblica, noi la faremo durante la Santa Messa di domani sera, quella scritta da Papa Pio XI, che ne compose una proprio adatta alla celebrazione eucaristica, e per riparare gli oltraggi ricevuti durante il tempo in cui è stato esposto sugli altari. Posto sugli altari vuol dire esattamente così come lo vediamo adesso. Quindi questa pubblica ammenda è finalizzata in particolare agli oltraggi ricevuti durante il tempo in cui è stato esposto sugli altari. E facciamo un pochino di catechismo. Quali oltraggi può ricevere Gesù quando è esposto sugli altari? Ecco, numero uno, che sapendo che c'è in un luogo una adorazione perpetua o anche limitata come adesso, non ci si affacci neanche in chiesa. Non è certamente una cosa carina da fare al nostro Signore. Peggio ancora è comportarsi davanti a Gesù esposto, e guardando in giro, non guardandolo con attenzione. C'è un aneddoto che Santa Caterina da Siena una volta, durante l'adorazione, girò un attimo con un istante uno sguardo a guardare non so che, e non si sa quanta penitenza fece e quanto tempo pianse per questa piccola riverenza fatta davanti all'Eucaristia. Non dico tanto zero. Poi c'è la riverenza del corpo. Davanti all'Eucaristia esposta si fa la genuflessione con tutte e due le ginocchia. È prescritto dalle norme liturgiche. Quindi non soltanto che non si passa davanti al Santissimo Sacramento così, ma si piegano entrambe le ginocchia e si china la testa quando Gesù è esposto. Ancora, mi dicono che da qualche parte quando Gesù è esposto negli altari non deve per nessun motivo al mondo essere lasciato senza che ci sia qualcuno che stia in adorazione. Specialmente nel luogo dove si fa l'adorazione perpetua, a questo bisogna fare estrema attenzione. Perché lasciare solo Gesù che resti esposto è un oltraggio e una irriverenza gravissima. Comunque non parliamo di chi chiacchiera in sua presenza o di chi facilmente si distrae. Ecco, sono tutti gli oltraggi, una piccola, diciamo, rassegna di oltraggi che si possono fare a Gesù quando è pubblicamente esposto. Evidentemente non parliamo nemmeno, insomma, se si entrasse in chiesa in pantaloncini, in ciabatte d'amaro o in altri ambiti, insomma, non consoni sia da parte degli uomini che da parte delle donne. Ecco, quando Gesù scopre il cuore, attenzione che la premessa di questo è: mi sentii toccata dal desiderio di ricambiare l'amore e di rendergli amore per amore. Ecco il cuore dell'esperienza del Sacro Cuore. Sentirsi toccati per rendere a Lui l'amore con cui ci ama e ricambiarlo. C'è una dinamica nell'amore. L'amore è sempre un rapporto a due. Gesù ci ama infinitamente, ma chiede il nostro amore. Ed ecco, come lo spiega, in termini molto accurati, ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini, nulla ha risparmiato fino ad esaurirsi e consumarsi di stimolare il loro amore, ma purtroppo, qui uso un po' di ironia, in segno di riconoscenza, non ricevo dalla maggior parte di loro che ingratitudine. Per cosa? Per le irriverenze, qui cita, i sacrilegi, freddezze e disprezzi. Anche qui, e poi aggiunge una circostanza aggravante, si riferisce sempre ai disprezzi che hanno per me in questo sacramento d'amore. Diamo ancora una volta il legame assoluto, intrinseco tra cuore di Gesù Eucaristia. Ciò che mi amareggia di più è che sono cuori a me consacrati che mi trattano così. Preti, frati e suore. Allora, quali sono le ingratitudini? Comincio dalle irriverenze. Le irriverenze non bisogna farle al Santissimo Sacramento. Quando si entra in chiesa, la prima cosa che bisogna fare è cercare dove sta il Santissimo Sacramento e fare la genuflessione. Quando si passa davanti al tabernacolo, sempre si deve sempre fare la genuflessione. Nei momenti liturgici in cui la liturgia della chiesa lo prescrive, qui c'è molta leggerezza in giro,
si deve stare in ginocchio, non è un optional. Non farlo è peccato grave di irriverenza, perché davanti a Dio, dice San Paolo nella lettera ai Colossesi, nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. Bene farlo anche quando non ci sono i banchi con i ginocchiatoi, perché non succede niente, non succede se soffriamo un pochino pur di dare a Gesù il culto e l'onore che gli è dovuto. Gesù lamenta le riverenze. Questa è la prima cosa. I sacrilegi. I sacrilegi sono soprattutto le comunioni, i sacrileghe, quindi fatte senza essere realmente in grazia di Dio. Oggi c'è una leggerezza, insomma, pazzesca su questo punto. Mi si accosta con un'estrema facilità al Santissimo Sacramento, ben inteso. Gesù è contento di entrare dentro le anime, l'Eucaristia è stata istituita per questo. Magari tutti gli uomini di tutto il mondo facessero tutti quanti la comunione, come il cuore di Gesù auspica. Però occorre fare sempre attenzione ed esaminarsi attentamente, sia di non fare i sacrilegi oggettivi che si hanno quando ci si comunica senza avere la certezza di stare in grazia, e sia evitare, se possibile, di fare sacrilegi anche accidentali. I miei fratelli sanno che io ho sempre sconsigliato vivamente di prendere l'Eucaristia in mano, proprio per questo pericolo che c'è intrinseco, che se si staccasse un frammentino di ostia, anche minimo, si farebbe, non chiaramente volontariamente, però dal punto di vista oggettivo, un sacrilegio orribile, perché lasceremmo cascare per terra un frammentino del corpo di Gesù che inevitabilmente sarebbe calpestato. Ai tempi di Santa Margherita non c'era questo problema, oggi c'è, quindi bisogna fare attenzione anche a questo. Le freddezze, non soltanto le mancate corrispondenze di amore, ma il rimanere dinanzi a Gesù davvero freddi, glaciali, non considerando, non ricambiando l'immenso amore che è per noi. E infine disprezzi, cioè chi lo disprezza, noi sappiamo che è chiaro che non si fa con questa intenzione, no? Ma chi disprezzare, in italiano, vuol dire soltanto come dire, un'accezione negativa, ma disprezzare può anche significare non apprezzare adeguatamente. Chi non va a messa neanche quando è obbligatorio, cioè la domenica, è evidente che non apprezza il dono dell'Eucaristia. Ha voglia di dire, no, non è così, ma è così, perché se non ci vai, chissà che c'è una pubblica esposizione del Santissimo Sacramento e potendo chiaramente essere presente non c'è, è evidente che da un punto di vista oggettivo compie un atto di disprezzo, non nel senso che voglia disprezzare il Signore o fargli un oltraggio, una cosa brutta, ma proprio da un punto di vista oggettivo, quantomeno è la forma, diciamo, un po' più lieve del non apprezzarlo adeguatamente. Tanti santi, insomma, dicevano, ma come? Gesù è lì, è nell'ostia, e tu non ti fermi neanche 5 minuti per adorarlo, per stare con lui. Ecco, queste sono le cose che hanno mosso Gesù, questa è proprio l'apparizione fondamentale, a chiedere l'istituzione di questa festa. Cioè che tutti questi peccati potessero essere riparati. Ecco, lo vedremo nell'ultimo giovedì dell'adorazione. La spiritualità del Sacro Cuore è riparazione, cioè se qualcuno fa questi peccati, qualcun altro deve ripararlo. Come? Con un surplus d'amore verso nostro Signore. C'è chi non va a messa la domenica, e allora io posso decidere anche di andarci un po' più di quanto sarebbe necessario, non solo per devozione personale, ma anche dicendo Gesù, vengo un po' di più per riparare quelli che non ci vanno manco quando dovrebbero andarci. Oppure rinuncio alla comunione sacramentale, faccio la comunione spirituale, non potendo fare la comunione sacramentale, perché? Per riparare tutti quelli che si accostano alla comunione senza veramente essere in stato di grazia, che dovrebbero starsi seduti e vanno a fare un orribile sacrilegio. Questi sono i gesti di riparazione graditi al Signore, no? Ecco. Riparazione di quelli che non si ginocchiano manco quando si deve,
tempo fa, ammessa magari non sto di noto soltanto dall'Epiclesi, seguire il mistero della fede, come è prescritto dalle norme, ma ci sto un po' di più, come si faceva nella messa antica, dal santo fino al per Cristo con Cristo in Cristo. C'è gente che fa questa cosa. Io conosco, ho conosciuto anche devote che quando possono addirittura partecipano, si sentono due messe al giorno, appunto per riparare gli oltraggi, di, i sacrilegi di chi non se la sente manco la domenica, eccetera. È un gesto molto molto importante, capite, perché e si fonda sulla comunione dei santi. Cioè quel peccato che fa una persona che è riverente verso Gesù, ferisce il suo cuore, ma fa danno a tutta la Chiesa. E quell'atto riparatore che io faccio per amore, chiaramente, di Gesù, e solo per amore, distrugge il male provocato da quegli atti e ne rimane le conseguenze negative. E al tempo stesso consola il cuore di Gesù. Ecco, chiediamo nel silenzio della nostra preghiera di penetrare in queste cose, quindi, e permettiamo al cuore di Gesù di parlare al nostro cuore, di ferirci, ecco, con la sua forza, ecco, di attrarci a Lui, auspicando che tutti possiamo abbandonarci all'amore e ricambiare l'amore con amore. Salutato, adorato e ringraziato ogni momento.